Vangelo di oggi ci presenta il testo meraviglioso e sfidante delle Beatitudini, che in qualche modo presenta un messaggio che è difficile, ostico anche per i discepoli di Gesù e anche nella sua predicazione. Cioè, beati i poveri, beati i miti, beati gli ultimi, beati quelli che soffrono. Quindi c'è un insieme di beatitudini che presentano un messaggio controintuitivo per l'interlocutore. Ecco che, volendo spostarci dal piano della lettura spirituale a quello della suggestione pedagogica che cogliamo in questo testo, cioè in ordine allo stile educativo, all'arte educativa di Gesù Maestro, vediamo quanto il messaggio, proprio perché è controintuitivo, va contro le convinzioni comuni, sia portato avanti con grande forza, con grande enfasi. Il genere letterario per cui ci si esprime con questa sequenza ripetuta di espressioni che ritornano sottolinea questa potenza, forza, enfasi. Quando io so che voglio lanciare ai miei allievi, che voglio lanciare ai miei alunni un messaggio controintuitivo, devo avvisarli di quello che sto facendo, perché devono in qualche modo capire che l'attenzione vigile della loro mente può e dovrebbe raggiungere un livello superiore, applicarsi ad un livello superiore. Ma c'è un'ultima suggestione che vorrei cogliere dalla lettura di oggi, che è in qualche modo la conclusione di tutto il percorso presentato da Gesù. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, perché grande è la vostra gioia, la vostra ricompensa nei cieli. Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. Questo messaggio, che è un messaggio duro, difficile per chiunque, difficile per il cristiano, in qualche modo è un tema con cui un educatore, con cui un insegnante deve prima o poi fare i conti. Non nel senso che necessariamente ogni insegnante è sottoposto a insulti e calunnie, ma ogni educatore, ogni insegnante si espone per quello che è, e quindi talvolta potrà essere anche oggetto di critica, oggetto di interlocuzione avversa. Ecco, in quel momento è essenziale reggere anche la fatica di questo tipo di relazionalità non proattiva, non positiva, e continuare pur nella fatica a riversare attenzione, amore educativo anche sulle persone che in quel momento potrebbero non apprezzare, potrebbero non stimarci.